Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamo, nel magazine di attualità, cultura, economia, politica e società. L'intervista di oggi fa parte del ciclo Forum per la ripresa economica, interviste e approfondimenti sulle iniziative delle Camere di Commercio per ripensare il ruolo dell'Italia. La Lombardia è in assoluto la regione più colpita dalla pandemia Covid-19, con i suoi oltre 96.000 contagiati sui 248.000 italiani e con 16.819 decessi su un totale nazionale di 35.171, quasi la metà. Le imprese, chi più chi meno, sono state tutte colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Fortunatamente l'impatto del Covid-19 sembra però essere in attenuazione, anche se continua a crescere l'indebitamento delle imprese e il sempre maggior bisogno di liquidità per andare avanti. Oggi abbiamo il nostro ospite di Ok Italia Parliamone per parlare di imprese, sviluppo ed economia, il presidente di Union Camere Lombardia, Gian Domenico Auricchio. Buongiorno Auricchio. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Auricchio, le imprese lombarde segnalano che aumenta il loro bisogno di ricorrere al credito e continuano a lamentare maggiori problemi a ottenerlo. Per poter uscire da questa crisi, le aziende che cercano di recuperare liquidità e lo fanno ricorrendo al credito bancario, all'autofinanziamento e anche agli incentivi pubblici. Liquidità è evidente soprattutto per le aziende, come lei sa, che molte imprese lombarde ma italiane non hanno potuto, hanno dovuto chiudere all'inizio di marzo, alcune hanno aperto poi a metà maggio, altre addirittura il 3 giugno, quindi è inevitabile che il fatturato, ma gli stessi vendite e approvvigionamento di denaro era ovviamente bloccato. Devo dare atto che il governo ha varato da subito delle misure per i vari tipi di dimensione aziendale, sto parlando dai 25.000 euro per tutti a delle cifre più consistenti per le aziende più grandi, più strutturate, fino a 5 milioni o oltre. È inevitabile però che il sistema bancario non potesse non fare una valutazione di merito, perché probabilmente la legge non prevedeva la manleva. Detto questo, quello che noi abbiamo assistito e continuiamo ad assistere è che le aziende hanno bisogno di denaro, come diceva lei, cercano di approvvigionarsi dal sistema bancario, dall'intervento statale, perché l'intervento statale dopo qualche settimana di difficoltà, peraltro ammessa anche dai nostri governanti alla televisione che c'era stato qualche cosa che si era inceppato, poi dopo è andata in carreggiata. Però la cosa che io voglio sottolineare è che la stragrande maggioranza delle imprese, l'82-83%, chiedono questi denari, chiedono questo approvvigionamento finanziario per realizzare nuovi investimenti, per partire di nuovo, per poter dare una nuova ripartenza alla propria azienda, sia quelle che non hanno mai chiuso, sia quelle che hanno aperto. Devo dire che come presidente di Union Camere, ma anche come imprenditore, leggo questa voglia dell'impresa o delle imprese come una cosa estremamente positiva. Molto bene. Presidente, parlavamo di dati, no? Io sto vedendo i dati del secondo trimestre del 2020 ci danno un quadro in miglioramento rispetto al primo trimestre, anche se le conseguenze dell'emergenza sanitaria si fanno ancora sentire. Allora, io volevo darle un pochino dei dati e vorrei un suo commento su questo. Il secondo trimestre noi abbiamo avuto un calo ancora del 12,7% rispetto al primo trimestre, dove avevamo già avuto una contrazione del 10%. Ma il dato che mi preoccupa di più, Presidente Auricchio, è che abbiamo avuto nel secondo trimestre del 2020, quindi maggio, aprile, maggio, giugno, un meno 20,7 rispetto al periodo di osservazione uguale del 2019, con punte oltre il 24% addirittura nel settore dell'artigianato. Crisi che quindi ha colpito tutti i settori. E addirittura poi c'è stato un calo anche negli ordini esteri che pare essere assestato intorno a un meno 19,8% e il ricorso alla cassa integrazione delle aziende lombarde è stato arrivato a punte del 71%. Le chiedo, quale situazione reale abbiamo oggi in Lombardia nel tessuto imprenditoriale?
Ma vede, i dati che lei ha appena toccati, ne aggiungo uno, un meno 22.2 degli ordini interni a fianco di un 19.8 della meno degli ordini esteri, sono dati che abbiamo presentato qualche giorno fa insieme all'assessore regionale Martinzoli e al presidente di Confindustria Lombardia Bonometti, sono dati ovviamente preoccupanti, molto preoccupanti, perché riportano la situazione economica, o almeno gli indici, per quello che poi possono valere, ai giorni immediatamente successivi alla crack di Lehman Brothers. Quindi torniamo indietro sostanzialmente di 10 anni, la produttività lombarda torna indietro di 10 anni. Sono dati preoccupanti, però, anche perché riguardano tutti i settori. A me devo dire però che il sentiment degli imprenditori, perché queste analisi che noi facciamo in maniera sistematica da anni insieme a Confindustria, Regione Lombardia, però ci danno anche il sentiment degli imprenditori soprattutto per i prossimi 3 mesi. Ecco, quello che traspare, e cerco di rispondere alla sua domanda, è vero che ci sono molte macerie o soprattutto dei dati sconfortanti, però assistiamo anche a una voglia dell'imprenditore di resistere, una resilienza dell'impresa che è straordinaria. Lo accennavo prima per il credito, le imprese vogliono il credito, ma lo vogliono per ripartire, per nuove iniziative. Ecco, il sentiment è assolutamente questo. Certo, quindi a me preoccupa sì, ma preoccupa meno un calo del fatturato della produzione del 20%. Quello che indubbiamente è un dato da tenere sotto, oppure la cassa integrazione utilizzata dal 71% delle aziende. Tenga presente che in questo 71% ci sono dentro tutte le attività commerciali, tutti i ristoranti, tutti i bar, che come sappiamo tutti sono state chiuse per 2 mesi o 2 mesi e mezzo. Quindi inevitabilmente hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione. E poi anche molte aziende che non avevano il codice Ateco adeguato, cioè corrispondente all'apertura. Uno dei dati che però mi preoccupa di più è il dato, un meno 19.8 degli ordini esteri. Vero. Perché vede, io ricordo, non ero presidente di Union Camere, ma facevo l'imprenditore e avevo anche allora qualche aggancio sul mondo del sindacato di rappresentanza. Devo dire che dalle Mambrada, cioè dal 2009-2010, le imprese lombarde, ma italiane in genere, sono uscite, direi, grazie all'Expo. Con una capacità straordinaria dell'Expo, di cui peraltro ricordo che la Lombardia esporta un terzo delle esportazioni nazionali. Ecco, su questo è un dato sui quali bisogna lavorare. Regione Lombardia, per le parole dell'assessore Martinzoli, ha messo tutto il suo impegno. Noi come sistema camerale cercheremo di aiutare anche in questa fase, e lo stiamo facendo anche col circuito di Assocamere Estero, cercando di mettere, per quello che si può ovviamente molto in via web, il contatto, l'impresa che vuole esportare con gli sbocchi dall'altra parte del mondo. Grande preoccupazione, però mi piace ricordare che poche settimane fa il governo, il ministro Di Maio, ha firmato un patto per l'export che, devo dire, mi sembra un grande viatico per la ripresa. Vero. Perché? Perché per la prima volta il ministro Di Maio ha coinvolto tutte le associazioni di categoria, tutti i portatori di interesse nei confronti dell'esportazione, e quindi questo mi trova profondamente d'accordo con il metodo. Cioè, coinvolgiamo tutti, ascoltiamo tutti. Il secondo motivo perché credo che la ripresa ci possa essere partendo dall'export è perché il governo ha messo sul piatto a disposizione delle imprese 1,5 miliardi di euro, che è una cifra che non si era mai vista mettere a disposizione delle imprese. Il terzo motivo che mi fa pensare in positivo, soprattutto, come le dicevo, perché io vedo l'export come il driver della ripresa, perché il governo, sicuramente il ministro Di Maio, hanno capito che quando un'impresa esporta,
non fa bene solo economicamente a se stessa o al nostro paese, ma fa anche, è anche un ambasciatore di italianità. Aggiungo che un dato che abbiamo rilevato recentemente come Union Camere, abbiamo visto che c'è un collegamento fortissimo tra esportazione e turisti che vengono in Italia. I paesi dai quali provengono la maggior parte dei turisti da tutto il mondo nel nostro paese sono anche i paesi che sistematicamente importano più paesi, l'esempio che importano i nostri prodotti. L'esempio più tipico è gli Stati Uniti, che è al primo posto, ma la Germania, l'Australia, quindi i grandi flussi turistici sono anche poi uno sbocco di esportazione. Quindi un'impresa, mi viene da dire, che ogni impresa che esporta del Made in Italy buono, vero, efficace, è anche un ambasciatore di italianità nel mondo. Beh, questo è molto importante. Presidente, un altro dei grandi problemi immediati delle imprese a causa dell'emergenza Covid-19, lo abbiamo detto prima, è stata la mancanza di liquidità. Tante di camere di commercio, anche quelle della Lombardia, hanno fatto dei bandi specifici però in tal senso per coprire i tassi di interesse dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari. Le chiedo, Ricchio, come funzionano questi bandi, ma soprattutto quale risposta c'è stata? Beh, assolutamente è stata una delle attività che il sistema camerale lombardo e italiano ha messo in atto da subito. All'inizio di marzo il presidente Sangalli, alla luce delle parole del Premier Conte, che mi piace ricordare, nessuna azienda può chiudere per colpa del Covid, non lasceremo indietro nessuno, e quindi lì c'era quello di cui parlavamo prima, ci sarà a disposizione, garantite dallo Stato, le risorse a seconda della dimensione di imprese. E allora il sistema camerale, il presidente Sangalli, ci ha fatto fare, ovviamente via web, collegati tutti i presidenti delle camere di commercio italiane, non solo lombarde, abbiamo fatto una riflessione che se il governo garantiva a tutti i tipi di imprese una risorsa finanziaria, noi potevamo essere utili, e abbiamo quindi pensato di essere utili abbattendo nei prossimi 3 anni gli interessi delle imprese, ovviamente con alcuni parametri per poter essere più ampi, quindi c'è fino a 100.000 euro perché abbiamo voluto rivolgere soprattutto le piccole, ricordarlo, per le piccole o piccolissime imprese, non avendo le risorse per poterlo fare per tutte. Quindi io penso a quel tessuto economico brulicante che caratterizza le nostre città dappertutto, soprattutto forse al centro-sud, ma anche in Lombardia. E quindi abbiamo messo dei parametri per tararlo su quelle aziende. Ecco, e quindi paghiamo gli interessi per le aziende e lo paghiamo in anticipo. Cioè, quando un'azienda che presenta alla Camera di Commercio di Cremona o di Mantova o di Enna la stima di quello che pagherà a quella banca, a quelle banche nei prossimi 3 anni, noi non è che paghiamo di trimestre in trimestre, ma anticipiamo all'azienda, come fosse una piccola liquidità, tutta la somma dei 3 anni. Non è tanto, ma è una, da una parte un costo zero degli interessi, dall'altra è un'iniezione immediata di liquidità. Devo dire che ha avuto un successo molto molto forte. Presidente, poi è un grande segnale anche di fiducia e di stimolo all'imprenditore ad andare avanti, da guardare con... Ecco, lei ha toccato, mi permetto di riprendere la parola, perché lei ha toccato un tema che in momenti come questi, sempre, perché noi imprenditori, l'imprenditore è sempre solo, qualunque dimensione abbia. Però, ecco, credo che al di là dell'aspetto economico, che comunque in momenti come questi è sempre utile, credo che ci sia stato anche un fattore di sentire che qualcuno c'è, qualcuno che ti dà una pacca sulla mano, sulla spalla, o che non ti lascia solo. Credo che sia stata la grande intuizione di Union Camere Nazionale, e alla quale noi Union Camere Lombardia abbiamo assolutamente siamo adeguati, mettendo sul piatto oltre 20 milioni di euro. Molto bene, lei parlava di Union Camere Nazionale, ricordiamo che lo scorso 25 giugno
c'è stata l'assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio italiane. La prima, per di più, è stata la prima assemblea fatta in modalità telematica, perché non era mai successo nella storia di Union Camere. Bene, il presidente di Union Camere, Carlo Sangalli, in quell'assemblea ha indicato i 10 punti chiave per rilanciare l'Italia. Per il sistema camerale è stato detto bisogna agire per rilanciare il paese su alcuni aspetti che sono la digitalizzazione e le tecnologie 4.0, sicuramente le infrastrutture, molto importante il tema della semplificazione, così come anche quello della giustizia civile e della mediazione. Ancora è tornato Sangalli sul tema dell'internazionalizzazione, lo diceva anche lei prima, di quanto sia importante poter internazionalizzare. Il settore del turismo, che sappiamo che produce circa il 13% del PIL interno del paese, formazione, dotazione finanziaria e il robustimento anche organizzativo delle imprese. Presidente Auricchio, in questa fase così importante e delicata per il nostro paese, le Camere di Commercio devono avere necessariamente, possiamo dire, un nuovo ruolo da protagonista, proprio per il fatto di essere un punto privilegiato di ascolto, di interpretazione delle istanze delle imprese, per poter dar loro voce e soprattutto per aiutare, lo diceva anche lei prima, quelle più piccole. Le chiedo, le Camere di Commercio sono, così come sono strutturate, oggi pronte ad accettare questa importante sfida al servizio delle imprese e del Paese? Assolutamente sì, e devo dire, però voglio tornare un attimo indietro. Quel 25 giugno all'Assemblea di Union Camere c'ero anch'io, ovviamente in modalità come questa, come tutti i colleghi presidenti, e devo dire che è stata un'assemblea anomala, perché era la prima volta, come lei ha sottolineato, ma di grande importanza. C'era il ministro Patuanelli, perché è emersi non soltanto i 10 punti del presidente Sangalli, che sono punti che sono fondamentali per le imprese, ma per la ripartenza del paese. Alcuni li abbiamo già toccati, mi piace ricordarli: l'export, al quale ho dato atto al governo del patto per l'export, che è secondo me la strada maestra, il turismo, perché le dicevo che il turismo, ma anche la digitalizzazione 4.0, le infrastrutture, io credo che siano, adesso non voglio citarli tutti, ma sono punti fondamentali sui quali si deve andare avanti con determinazione. Con la stessa, ma credo che adesso, con il risultato importante che il governo ha ottenuto dall'Europa, io credo che questi soldi debbano essere utilizzati per i grandi, ovviamente nel rispetto delle regole europee, ma per poter ammodernizzare il nostro paese, e credo che il governo possa guardare con attenzione ai 10 punti di Sangalli, perché alcuni di questi punti sono sicuramente la via maestra per far sì che il nostro paese tra qualche anno possa essere fuori da un'emergenza cronica nel quale ci troviamo. Penso alla digitalizzazione o alle infrastrutture. Devo dire, però torno alla domanda assolutamente fondamentale e che mi stimola molto, che lei ha fatto: se le Camere di Commercio possono essere utili al Paese. Beh, io credo che il Covid ha dimostrato, il Covid, che vuol dire un'emergenza che ci costringeva, ricordiamocelo, non dimentichiamoci, che quasi non si poteva uscire di casa, o sì, si poteva uscire di casa soltanto per le necessità primarie. Ecco, le Camere di Commercio, sia con lo smart working, ma anche con la presenza fisica, sono sempre rimaste aperte. Sono sempre rimaste aperte per assicurare alle imprese, soprattutto a quelle che non avevano chiuso, ed erano una parte, ma magari una parte importante, pensi soltanto all'alimentare o a quelle che seguivano tutte le problematiche sanitarie e che dovevano produrre continuamente i gel, i camici, le mascherine, e quindi fondamentali come l'alimentare. Devo dire che, per evitare che, se un'azienda aveva bisogno di esportare, non potesse avere il suo certificato d'origine o i documenti necessari.
ma aggiungo che il governo, proprio riconoscendo nelle Camere dei Commerci dei presidi sul territorio, in quel periodo drammatico ha dato due compiti, almeno due compiti fondamentali e aggiuntivi a quelle che sono le competenze normali. Uno, di affiancare le prefetture, quindi il governo stesso sul territorio, nella valutazione e nella decisione di quale aziende potevano aprire, di quale aziende avevano il codice Ateco. Ecco, non le nascondo che in un'ottica fortemente imprenditoriale, perché è questa la nostra pelle, le Camere di Commercio in tutta Italia hanno districato la matassa per presentare alle prefetture quelle che erano le aziende che potevano aprire, o in certi casi hanno aiutato le aziende a modificare velocemente il codice Ateco per poter rimanere aperte. Presidente, la interrompo un attimo, perché un altro aspetto secondo me fondamentale sul quale avete lavorato come Camere di Commercio è stato in aiuto proprio delle imprese italiane che esportavano e facevano internazionalizzazione, perché in molti casi le aziende italiane a causa del lockdown sono state impossibilitate ad assolvere quelle che erano le commesse che erano state ovviamente arrivate da altri paesi. Bene, in questo caso che cosa avete fatto? Diciamolo ai nostri ascoltatori, perché penso che sia veramente importante questo aspetto. Beh, lei ha toccato un punto importante. Noi ci siamo resi conto, ma resi conto nel giro di poche ore, che nella contrattualistica tra l'impresa italiana e l'impresa estera, che potesse essere della grande distribuzione o un partner straniero, spessissimo, se non sempre, ci sono delle clausole che prevedono anche delle sanzioni se l'azienda italiana non consegna entro determinati nei tempi stabiliti o nelle quantità stabilite dal contratto. Ecco, è ovvio che con la pandemia, con magari aziende che non avevano i dipendenti, molte di queste cose non era possibile per moltissime aziende consegnare nei tempi e nelle quantità previste. Ecco, le Camere di Commercio hanno avuto dal Ministero dell'Interno un compito ulteriore, che era quello di dichiarare lo stato di assoluta impossibilità a poter evadere nei tempi. Beh, lei capisce che questo ha evitato che aziende che si sono rivolte al sistema camerale pagassero delle sanzioni, il cosiddetto danno e le beffe, perché magari non potevano consegnare la merce e prendevano magari una sanzione dal loro partner perché non avevano consegnato la merce. Credo che questa, anche in questo caso, io devo dire che siamo stati utili al nostro paese, alle imprese della nostra circoscrizione, ma soprattutto la vedo come un segno di fiducia da parte del Ministero nei confronti del sistema camerale. Molto bene, in questo periodo di emergenza, lo diceva anche lei prima, le Camere di Commercio della Lombardia, come poi d'altronde tutte le Camere di Commercio in Italia, si sono da subito adoperate per continuare ad erogare i servizi per sostenere gli imprenditori, anche per aiutarli nell'interpretazione anche dei vari decreti che si sono succeduti da parte del governo. Ma avete messo anche in campo numerose altre iniziative, penso ai webinar per la formazione gratuita a distanza, sportelli di ascolto per tenere alta l'attenzione sui principali bisogni delle imprese. Le chiedo, come vi siete trovati improvvisamente a dover fare un salto in avanti sulla digitalizzazione anche da parte delle Camere? E che tipo di risposte avete avuto dalle imprese su queste iniziative? Sono state contente e sono state in condizioni di poter subito usufruire di questo tipo di servizi messi in campo? Sì, direi che dopo un'incertezza iniziale, incertezza di tutti, perché una cosa è abituati alle riunioni, abituati alle riunioni fisiche, che sono importanti e credo debbano continuare a rimanere, trovarci proiettati in un video dove vedi tutte le caselline dei tuoi colleghi o delle imprese, devo dire che ci è voluto un momento scherzante all'inizio di capire dove eri. Detto questo, e tornando alla sua domanda, credo che sia stata un'accelerazione. Io voglio vedere questa della digitalizzazione è un'accelerazione di alcuni processi, quindi quando sarà finita definitivamente
definitivamente l'emergenza Covid, che mi auguro al più presto, io credo che non si tornerà più indietro da questa forma di affiancare ai metodi tradizionali anche delle forme più evolute, più veloci, più digitali. Però se mi permette, una cosa mi sta a cuore, perché abbiamo parlato dei vari bandi, digitalizzazione, e-commerce, abbiamo i webinar, il grande intervento sull'abbattimento dei costi degli interessi. Però ce n'è un altro, sempre con Regione Lombardia, che abbiamo fatto e che mi fa piacere ricordare. Tenete presente che soprattutto per le piccole o piccolissime aziende, perché per quelle più strutturate ci ha pensato il governo con il credito d'imposta, sì, o con il bando Invitalia, ma per le piccolissime aziende abbiamo dovuto pensarci noi. Sto pensando a tutti i costi di sanificazione e di riapertura. Ecco, noi abbiamo messo sul tavolo insieme a Regione Lombardia qualcosa come poco meno di 20 milioni, 19 milioni e 300 o 600 mila euro, e pagavamo fino al 70% tutte le aziende che, per riaprire, che fosse un bar, un ristorante, un'azienda, un albergo, per ripartire, come lei può immaginare, dovevano risanificare, sanificare e continuare a sanificare, distribuzione di gel, tutto quello che era l'ammontare, il 70% veniva pagato da questo bando fatto insieme a Regione Lombardia. Ecco, in una parola, il sistema camerale lombardo ha cercato, per quello che poteva, di alleviare gli oneri sia finanziari sia di altri costi delle imprese che erano già state provate in maniera così dura dalla pandemia e, se mi permette, dalla disperazione di vedere i propri dipendenti messi in cassa integrazione e con lo spettro magari di un'eventuale chiusura. Sto parlando all'inizio di marzo, quando non si sapeva cosa sarebbe successo. Ecco, devo dare atto a Union Camere Nazionale e anche al nostro sistema, anche in Lombardia, di aver risposto subito, ovviamente con le risorse che avevamo, per far capire che chi teneva aperto e chi avrebbe riaperto, qualcheduno vicino a lui c'era. E questo che sta dicendo è molto importante, anche se pensiamo che fino a qualche anno fa si cercava di demonizzare il ruolo delle Camere di Commercio, fino anche a volerle far scomparire. Lei sa benissimo a cosa sto alludendo, e oggi invece ci si rende conto che invece le Camere di Commercio hanno dimostrato realmente vicinanza, conoscenza delle problematiche e possibilità di arrivare subito in maniera tempestiva alla risoluzione di problematiche, senza, insomma, per alleviare veramente, ecco, i momenti di difficoltà delle imprese, Presidente. Sì, io sono di parte perché sono presidente di una Camera di Commercio, di una piccola Camera di Commercio, al di là di presidente di Union Camere, ma devo dire che con orgoglio tu misuri l'operato anche dalla soddisfazione, perché quanto più è stretto, più vicino chi ti valuta, delle azioni che fai. Ecco, io credo che una Camera di Commercio è un presidio territoriale, è un presidio che non si sostituisce al mondo associativo. Bisogna sempre ricordarci che le Camere di Commercio fanno un ruolo molto diverso da quello delle associazioni e non devono mai entrare a fare delle cose simili, perché sennò si sbaglia la Camera di Commercio. E devo dire però che è anche il parlamentino del sistema, del mondo associativo, perché all'interno del mondo delle Camere di Commercio ci sono tutte le associazioni e quindi c'è anche una pluralità di voci, di esigenze, e di esigenze non tanto delle associazioni ma di esigenze delle imprese di diversa dimensione o di diversa estrazione che le associazioni rappresentano, perché bisogna sempre ricordarci che anche il mondo associativo rappresenta delle imprese che hanno tutta la dignità, tutte, di essere tutelate e di essere aiutate quando ce n'è bisogno. Molto bene, Presidente Auricchio, io la ringrazio per questa chiacchierata, per questo confronto in positivo, perché ci ha dato dei dati
molto importante. Io penso che il messaggio più importante che le abbia oggi portato è quello della volontà delle imprese lombarde ad andare avanti, a cercare liquidità, ma soprattutto per poter fare nuovi investimenti. Quindi avendo davanti agli occhi un futuro e quindi contrastando quello che è il pensare di molti, che tantissime imprese purtroppo dovranno chiudere. Qui invece c'è una volontà ad andare avanti, pur tra le mille difficoltà di questo momento, ma cercare di pensare in maniera positiva per affrontare con un nuovo dinamismo, anche aiutate dal sistema camerale, quelle che saranno le sfide economiche del Paese per il prossimo futuro. Grazie ancora Presidente Auricchio. Grazie, grazie Direttore, grazie a tutti. Buongiorno. Grazie, arrivederci a tutti al prossimo confronto.